La festa della liberazione a Vico nel Lazio è cominciata già il 24 aprile con l'inaugurazione della mostra documentaria della Resistenza in Ciociaria, comprendente 20 pannelli, curata dall'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani presso il Palazzo del Governatore. Il 25 aprile è stato poi il giorno delle solenni celebrazioni. Durante l'omelia in cattedrale, Don Gigino ha ricordato il volto amaro della festa della liberazione, che quest'anno va dedicata a tutti coloro che sono in fuga dai paesi in guerra. Non possiamo sentirci liberi, ha affermato il parroco durante l'omelia dedicata ai 70 anni dalla Resistenza. La cerimonia si è poi conclusa con un corteo della chiesa di San Michele Arcangelo al Monumento ai Caduti. 25 aprile l'amministrazione, i cittadini di Vico nel Lazio hanno deposto la corona al Monumento dei Caduti della Seconda Guerra Mondiale per ricordare il 70° anniversario della liberazione. Il 25 aprile a Vico nel Lazio è stato anche il giorno di Paoletto, un giovane morto 3 anni fa. A lui è stato dedicato il Memorial Champagne, che ha visto protagonisti i giovani del comune Ciociaro uniti all'insegna del calcio, passione di vita di Paoletto. La sera poi il tradizionale falò di San Marco, un rito propiziatorio che perdura da oltre 2 secoli. Quest'anno il falò è stato acceso con la fiaccola della salute dal sindaco e dal dottor Roberto Sarra come rappresentante del comitato San Benedetto di Alatri. La speranza è che almeno San Marco possa aiutare la sanità della provincia di Frosinone. Questa tradizione che va avanti, che si presume che era quando i nostri pastori, diciamo, ritornavano dalle zone pontine che rientravano sui monti Ernici.